Bentrovati, bentrovati e naturalmente buona Pasqua a tutti. Primo argomento di questo venerdì, l'avevo preannunciato, intanto mi scuso per l'assenza di venerdì scorso, le influenze non risparmiano purtroppo nessuno. La sanità e in particolare però in questa puntata io vorrei affrontare un tema che è quello della cosiddetta sanità privata, cioè delle strutture private che fanno naturalmente sanità pubblica, perché tutta la sanità è pubblica, e in modo particolare a quello che sta diventando un vero e proprio caso e che può evolvere in maniera positiva o negativa a seconda di come si risolveranno alcune cose interne. E è il caso della clinica Montevergine. Io ho cercato di prendere un po' di informazioni, cioè un bel po' di informazioni. Quali sono i due dati di fatto? Ecco, perché dicevo, può evolvere in un modo o nell'altro e naturalmente non possiamo che augurarci che tutto evolva in modo positivo. Qual è il dato negativo di questa storia della Montevergine? È quello che in qualche modo si è letto sulla stampa di qualche settimana fa, e cioè questo conflitto che c'è, inutile nasconderlo, all'interno della società che gestisce la Montevergine, dove, come molti sanno, ci sono due gruppi costituiti, c'è cioè un gruppo di maggioranza, seppure di una maggioranza del 52%, l'altro gruppo che ha una quota societaria del 48%, ma due gruppi che poi hanno alle spalle non soltanto una grande esperienza, una grande tradizione, sia l'uno che l'altro, ma che hanno anche alle spalle dei riferimenti certamente decisamente nazionali, dei riferimenti di esperienza sanitaria e anche di solidità finanziaria di carattere nazionale. Stare a discutere sul perché e sul per come dei conflitti significherebbe fare una cosa scontata. Dovunque c'è una società, dovunque c'è economia o comunque dovunque c'è comunità, ecco, a cominciare dalla cellula della comunità che è la famiglia, i conflitti non mancano mai, ci mancherebbe, sarebbe davvero già stare in paradiso, i conflitti non mancano mai. Perché invece questo conflitto rischia di diventare odioso? Perché a fronte di rivendicazioni magari anche legittime, più che legittime da una parte e dall'altra, ma a fronte di questo conflitto latente, strisciante, se volete, c'è un dato estremamente positivo, cioè c'è il dato positivo che la Montevergine, già nel 2013, quando c'era l'altro gruppo, ecco il gruppo oggi di maggioranza, oggi di minoranza, chiedo scusa, era all'epoca gruppo di maggioranza, ecco già nel 2013 aveva fatto un buon lavoro di razionalizzazione ed era riuscito a chiudere il bilancio con un avanzo per carità niente di eccezionale, ma un avanzo in un periodo di crisi economica, di crisi imprenditoriale che tutte le aziende vivono. Avere una struttura, peraltro che opera nella sanità, quindi con la crisi nella crisi, la sanità è la crisi nell'altra crisi più grande, economica, finanziaria e generale. Bene, avere in questo quadro
gruppo, avere in questo quadro una società che riesce a chiudere il bilancio inattivo è già una grandissima cosa, è già un miracolo. Nel 2014, con il gruppo che prima era di minoranza, chiedo scusa per il piccolo bisticcio, ma che ora è di maggioranza, cioè che da oltre un anno è di maggioranza, si è avuto addirittura un miglioramento, ma un miglioramento molto sensibile della performance della Clinica Montevergine, sia in termini di qualità del servizio, sia in termini economici, tant'è che il bilancio 2014 è stato chiuso con un avanzo, con un utile che addirittura è il maggiore utile ottenuto nella storia della Clinica Montevergine. Ora, io credo che niente nasca per caso, che niente accada per caso, ma è una mia opinione, d'altra parte non è mio diritto nemmeno entrare nei fatti economici, societari, però credo che ciò che è stato possibile realizzare nel 2014 sia anche il frutto, sia anche la evoluzione, ma proprio il frutto di ciò che è stato seminato anche l'anno prima, cioè da quando è cominciato questo processo di razionalizzazione. Stiamo parlando di un processo di razionalizzazione e di una gestione manageriale come quella del 2014, decisamente di ottimo livello, non di una clinica qualsiasi, ma di una clinica, la Montevergine, specializzata nella cardiologia e nella cardiochirurgia, che è un marchio a livello nazionale. Cioè la Montevergine ha, ecco perché dico poi, i piccoli conflitti, piccoli o grandi che siano, non possono poter e dover rovinare il risultato, la Montevergine è già un marchio, è un marchio straordinariamente importante nel panorama della cardiochirurgia nazionale e della cardiologia nazionale. E tutto questo che si è cercato di fare, ma soprattutto quello che già si è realizzato, in una fase, ripeto, in una cornice di grande crisi proprio del settore sanitario, oggettivamente può essere paragonato ad un mezzo miracolo. Cioè l'attuale management, ma sulla base di quello che gli altri prima avevano seminato, l'attuale management della Montevergine è riuscito a fare cose straordinariamente importanti. Abbiamo detto sul piano economico, addirittura con un avanzo, mi pare il caso di dare i numeri al riguardo, non perché siano riservati, i bilanci sono pubblici, ma con un avanzo importante, decisamente importante. Sul piano dell'ammodernamento tecnologico, con l'acquisto di macchinari molto molto moderni, io non voglio scendere nei dettagli scientifici anche perché la terminologia scientifica spesso ci fa inciampare, ma l'acquisto, ad esempio, ho preso qualche appunto, di macchine che si chiamano, vi voglio dire con esattezza come si chiamano, sono le macchine emodinamiche, ecco, tre nuove emodinamiche, sono apparecchi radiologici per la cardiologia invasiva, cioè cose molto molto importanti, cose che troviamo nelle cliniche più rinomate o nelle strutture pubbliche più rinomate dell'Alta Italia oppure di grandi eccellenze romane. Bene, ammodernamento tecnologico, ma non soltanto che con questo tipo di spese che è stata consentita da una gestione molto oculata che ha fatto fare utili e quindi ha fatto mettere anche un po' da parte un po' di soldini per poter procedere, ma c'è di più, al di là dell'ammodernamento tecnologico che è importantissimo, c'è un piano straordinario di progettualità per la ricerca che lascia indovinare uno scenario
se l'evoluzione sarà positiva, e dobbiamo tutti augurarci che sia positiva, ma lascia indovinare uno scenario straordinariamente positivo per cui effettivamente in provincia di Avellino si può creare, ecco, si potrebbe, voglio mantenermi cauto, usare il condizionale, ma si potrebbe creare un polo specialistico della sanità a struttura privata della sanità degli imprenditori privati, non per la provincia di Avellino che sarebbe poca cosa, né tantomeno per la Campania soltanto che sarebbe anche qui poca cosa, ma per l'intero Mezzogiorno d'Italia. Cioè siamo di fronte ad una potenzialità straordinaria che può dare a questa provincia e assieme alla provincia alla Campania un contributo di eccellenza, di riferimento di eccellenza sanitaria che gli altri naturalmente dovrebbero invidiarci. Tutto questo è possibile perché, ripeto, si è seminato bene e durante il raccolto nel 2014 si è continuato a seminare. Quindi c'è stata l'intelligenza manageriale di valorizzare al massimo le cose che vengono dalla storia della clinica Montevergine e le cose che sono maturate piano piano. E badate bene, tutto questo è accaduto in una condizione non certamente favorevole, anzi possiamo dire che tutto questo è accaduto in una fase congiunturale, specie per la sanità, assolutamente drammatica. Voi sapete, sappiamo tutti, che la Regione Campania ha dovuto far fronte al debito sanitario, a un buco enorme, no? Della sanità in Campania per tanti errori fatti nel passato, e non soltanto errori, per tante ruberie, per tanti clientelismi consumati sulla pelle dei soldi pubblici e sulla pelle soprattutto dei cittadini. Bene, in una condizione generale di debito sanitario straordinariamente alto in Regione Campania, per cui il governo regionale ha dovuto soprattutto badare a ripianare quel debito e quindi a far piangere tanta gente, no? Tanta gente naturalmente in senso metaforico, bene, far piangere anche tanti imprenditori con pagamenti sempre spesso molto molto ritardati, ecco, sempre spesso non è una contraddizione, attenzione, perché spesso in teoria e sempre praticamente, perché quando il pagamento di una prestazione, il pagamento ad un fornitore, le strutture private sono dei fornitori, avvengono in circa 400-500 giorni, beh, insomma, il rischio per chi fa impresa nella sanità è molto molto elevato e in questa provincia abbiamo avuto, c'è il caso Malzoni, chiedo scusa, che è illuminante, una delle cause principali dei problemi che ha avuto e che sta avendo la Malzoni fino a ad essere sfociato questo grande problema nel concordato preventivo. Bene, una delle cause, non è la sola causa per carità, una delle cause, una causa molto molto importante tra le cause principali è stato proprio il debito che la Regione Campania ha accumulato nei confronti della Malzoni. E allora, riuscire ad avere un avanzo di bilancio in queste condizioni generali assolutamente disastrose, riuscire ad ammodernare, quindi anche in una fase di crisi ad investire sul piano tecnologico e sulle risorse umane, perché è l'altro aspetto, mentre un po' dappertutto si licenzia, mentre un po' dappertutto purtroppo c'è la mobilità, qui hanno preannunciato anche un po' di assunzioni, poche, poche, che volete, sei assunzioni in senso assoluto sono praticamente niente, ma sei assunzioni
mirate poi a formare meglio il personale infermieristico, eccetera, per portare ad un certo livello, ad un migliore livello l'assistenza, insomma, sei assunzioni in un panorama, ripeto, di devastazione occupazionale sono una cosa decisamente eccellente. Ebbene, a modernamento tecnologico, addirittura le assunzioni. Avanzo di bilancio, punta storica, punta massima dell'avanzo di bilancio conseguito nel 2014, non solo, richiesta da parte della Regione, la richiesta giace al Ministero ma sarà certamente approvata, di inserire la Montevergine nella rete dell'emergenza, per cui per il 118, il 118 funzionerà anche alla Montevergine, e voi immaginate che cosa significa un 118 in una clinica di cardiologia e di cardiochirurgia. Per il passato abbiamo assistito a cose assolutamente inenarrabili, no? Addirittura sono dovuti scappare all'estero quasi, insomma, voglio usare il paradosso. Bene. Tutto questo rappresenta una fortissima potenzialità, cioè ci sono le carte in regola, è tutto bello e pronto, no, per poter spiccare il volo. E che cosa accade? Accade appunto, ecco perché ci permettiamo, mi permetto anche di intervenire su un argomento che tutto sommato resta un fatto privato, ma trattandosi di un privato che svolge un servizio importante pubblico, quale quello della sanità, non possiamo esimerci dal cercare di capire, soprattutto dal cercare di incoraggiare perché le cose possano evolvere in maniera positiva. Bene, quando tutto è bello e pronto, no? La tavola apparecchiata, che cosa accade? Accade che il conflitto strisciante all'interno della società può mettere a rischio tutto questo ben di Dio. Ma attenzione, può mettere a rischio in un senso specifico, perché la maggioranza che c'è attualmente, anche se le ultime vicende di tribunali sono state narrate in maniera decisamente inesatta, ma la maggioranza che c'è adesso è solida, è in grado comunque di poter andare avanti senza nessun problema. Il problema vero qual è? Il problema vero è che anziché dare l'accelerazione che può essere data ad una macchina ben collaudata, c'è il rischio della frenata. E tutti sappiamo che la frenata non soltanto rallenta, ma la frenata può nel tempo, e nessuno può vedere nella sferma, può nel tempo creare dei danni. E allora la morale della tavola qual è? Abbiamo questa grande opportunità grazie al lavoro che è stato fatto dai privati, signori, questi hanno messo mano alle proprie tasche per creare la realtà importante, bella, che ci deve inorgoglire, quale la Montevergine, così come poi nel pubblico abbiamo il Moscati. Ecco, c'è questa grande possibilità di creare in provincia di Avellino un polo di eccellenza che sia anche di riferimento specialistico per il Mezzogiorno d'Italia, ecco, non stiamo parlando delle piccole cose di casa nostra, ripeto, ma tutto può essere rallentato, non sconvolto, ecco, vorrei essere chiaro in questo, ma rallentato dalle scaramucce che insomma si fanno in tutte le buone famiglie, che ci sono in tutte le buone famiglie. Ora non è il clima pasquale che mi induce, così magari anche consentendomi qualcosa che non dovrei consentirmi, cioè quello di dare consigli a chi fa questo mestiere e lo fa bene, non è il clima pasquale, è piuttosto il clima oggettivo della economia sanitaria locale e campana che mi fa, ecco, mi farebbe, mi permetto, se i soci della Montevergine possono consentirmelo,
mi fanno dire, signori, avete creato una macchina straordinaria, siete stati capaci di mettere insieme tanti piccoli coralli e ne avete fatto di questa clinica un gioiello prezioso. Credo che il buonsenso dovrebbe suggerire un po' a tutti, salvaguardando le prerogative di ciascuno, ma dovrebbe garantire, dovrebbe consigliare un po' a tutti di proseguire in maniera tenace, non nei conflitti, ma nella volontà di far crescere la Montevergine così come merita. E io mi permetto ancora di dirlo perché, ripeto, è vero che si tratta di una struttura privata, di una società privata che svolge comunque un ruolo pubblico e che ruolo in quale ambito così delicato, così complesso come quello della sanità, ma la crescita della Montevergine, così come ne abbiamo parlato tante altre volte, la crescita dell'Amazzonia, la possibilità che l'Amazzonia esca dalla crisi, sono beni tutti e due di questo territorio, sono beni della provincia di Avellino. A me veniva in mente, quando pensavo a questa storia della Montevergine, perché poi 48, 52, insomma, stiamo lì, no? Veniva in mente una regola della fisica, due forze quasi uguali che si contrappongono hanno come risultante zero. Ecco, questa contrapposizione, anche così plasticamente vista sul piano proprio squisitamente fisico, porta ad un risultato pari a zero. Invece potrebbe essere un grande, straordinario risultato. Io voglio sperare che anche la Pasqua in qualche modo possa contribuire, ripeto, a far accelerare questo processo di crescita. La crescita ci sarà, comunque ci sarà. La Montevergine ormai non si può fermare perché i meccanismi, tutto, la solidità finanziaria, la solidità anche di questa maggioranza, ecco, sono tutti elementi tali da garantire il percorso. Un percorso di crescita. Il problema è se si vuole accelerare oppure se si vuole frenare. Con i tempi che corrono e con la competizione che anche, forse soprattutto in campo sanitario, oggi c'è, frenare, beh, insomma, rallentare più che frenare, rallentare può significare perdere una grande opportunità o comunque raggiungere l'obiettivo del polo di eccellenza con un ritardo che decisamente non tornerebbe a vantaggio né della maggioranza né della minoranza. Un rallentamento che tornerebbe soltanto a svantaggio del grande servizio che la Montevergine può rendere e soprattutto anche degli stessi interessi di chi nella Montevergine è socio. Bene, abbiamo una pausa pubblicitaria e subito dopo affronteremo l'altro argomento di questo venerdì. Mi dispiace doverlo affrontare in un clima come quello pasquale, però insomma la cronaca ci restituisce le tangenti di Ischia e tutto quel ben di Dio che sta accadendo nel campo della corruzione anche in Campania, e poi c'è la politica. Tra 2 mesi si vota per le regionali e siamo ancora in un clima di grande confusione. 30 secondi di pubblicità, a tra poco. Devi cambiare i tuoi infissi e non sai cosa scegliere? E allora scegli infissi in legno o in legno alluminio, gli unici a consentire una ventilazione naturale della tua casa, come richiesto dalle nuove norme in materia di qualità dell'aria.
Sostituiamo i tuoi vecchi infissi senza effettuare opere murarie con nostro personale altamente specializzato. Produciamo inoltre persiane e grate blindate in acciaio, con particolari sistemi di chiusura e di tenuta per la sicurezza della tua casa. Rubicondo, zona industriale di Avellino. Per la sostituzione dei tuoi infissi potrai inoltre usufruire della detrazione fiscale del 65% installando infissi a risparmio energetico Rubicondo. Bentrovati per questa seconda parte del venerdì. La politica, dicevo, è un argomento decisamente pesante, no? Venerdì Santo, Sabato Santo, giorno di Pasqua, sarete anche costretti a sopportarmi a Pasquetta, per chi resta in casa naturalmente, ma mancano due mesi, anzi qualcosa in meno di due mesi ormai, alle elezioni regionali e c'è ancora questo clima di gran confusione. C'è il clima di gran confusione soprattutto per le alleanze che andranno a costituirsi e, se volete, ancora per gli stessi candidati. Attenzione, tutte le cose che sono accadute, rinvii continui delle primarie, le posizioni prese nei confronti da De Luca o le riflessioni fatte sulla legge Severino per quel che riguarda il candidato De Luca, ecco, sembra allo stato attuale, almeno la mia percezione, è di star assistendo ad una competizione finta tra De Luca e Caldoro, ammesso che saranno loro i candidati. Ecco perché finta, perché c'è ancora questo grande dubbio. Da una parte, per quanto riguarda Caldoro, il dubbio è espresso dallo stesso Caldoro, il quale ha detto in più di una occasione: io mi candido, l'ha messo come precondizione, io mi candido se sarò in coalizione, se si ricostituisce per queste elezioni la coalizione esistente, cioè la coalizione di centrodestra formata essenzialmente da Forza Italia, Forza Italia, Fratelli d'Italia, NCD e UDC, che è la maggioranza che attualmente regge il governo di Caldoro. Quindi lo ha detto con molta onestà Stefano Caldoro, come sempre ha una sua linearità politica, persona di grande etica. E allo stato attuale i nodi non sono tutti sciolti. I nodi non sono sciolti, probabilmente saranno sciolti in settimana, auguriamoci che si sciolgano in settimana, perché i nodi essenzialmente quali sono? Così soltanto per fare un brevissimo riassunto. NCD non aveva ancora deciso se allearsi o meno con Caldoro e allo stato attuale, almeno sul piano formale, ancora non ha deciso NCD-UDC, ma NCD come parte preponderante di Area Popolare. Perché? Perché c'era questo problema della Lega con Forza Italia. Ecco, Berlusconi ha voluto ricostituire il rapporto e l'alleanza con la Lega, di fatto si sono messi d'accordo Berlusconi e Salvini per la Liguria e per il Veneto, l'accordo c'è, è inutile che vi racconti come stanno le cose, l'accordo c'è e questo accordo in qualche modo ha chiarito anche altre cose, cioè ha chiarito ciò che Caldoro aveva in qualche modo preteso, cioè Caldoro aveva mandato a dire, detto personalmente, ma anche mandato a dire pubblicamente a Berlusconi, caro Berlusconi, Salvini in Campania non è che ci viene a fare un grande piacere, la Lega Nord fa gli interessi del Nord, qui siamo al Sud, quindi la presenza della Lega Nord in Campania, una lista della Lega Nord, non farebbe altro che crearmi problemi, anche perché, Caldoro non l'ha detto ma è nella cronaca politica ormai quotidiana, anche perché i rapporti tra Lega e NCD sono ormai rapporti incompatibili, di incompatibilità totale. Bene, nell'accordo che Berlusconi ha fatto con Salvini per le regioni dell'Alta Italia c'è un sottoaccordo
In Campania la Lega non presenta le proprie liste, non presenta la propria lista. Quindi Salvini si è reso conto che non poteva forzare più di tanto e questa apertura, che poi per chi ci ascolta in prima battuta è di ieri e di ieri giovedì, questa apertura ha fatto in modo che Caldoro l'avesse vinta, che Caldoro avesse la soddisfazione di vedersi accolta la propria richiesta di non avere la Lega in Campania e di poter quindi togliere le castagne dal fuoco alla stessa NCD, che diversamente non avrebbe potuto, per questo motivo politico, allearsi con Caldoro. È tutto risolto? È tutto fatto? Personalmente non credo, e non lo credo perché resta aperto un altro nodo. Qual è il nodo? Il nodo è quello che ha aggrovigliato volontariamente, con grande scienza politica, no? Quel furbacchione di Matteo Renzi, il quale Matteo Renzi, è chiaro, vuole vincere anche in Campania e vorrebbe poter vincere in Campania senza De Luca, vorrebbe poter vincere in Campania senza che il candidato sia l'ex sindaco di Salerno. Diciamocelo, questo c'è dietro le quinte, non c'è altro. E quindi vorrebbe vincere in Campania. Come potrebbe vincere in Campania? Potrebbe vincere in Campania Renzi se riuscisse a non far scappare Sel e gli altri, no? A sinistra, e se riuscisse a tirare nella propria orbita l'NCD, Area Popolare, l'NCD e l'UDC. Ecco, questo è il progetto che c'ha in mente Renzi, non l'ho raccontato a nessuno, ma chiunque capisca un poco di politica, l'interpretazione giusta, fidatevi, è questa. E quindi su quale piano sta giocando Matteo Renzi? Sta giocando sul piano che è quello più sensibile, no? Sensibile per chi fa politica, cioè il piano del potere. C'è stato questo primo rimpasto nel governo dopo le dimissioni forzate del ministro Maurizio Lupi per le vicende note, e Matteo Renzi non si è fatto proprio nessuno scrupolo, un primo schiaffo, anzi un calcione all'NCD già l'ha data, perché ha piazzato al Ministero delle Infrastrutture, cioè uno dei pochi ministeri che veramente contano, ci ha piazzato Del Rio, il suo sottosegretario Del Rio. Insomma, già aveva conquistato parte di Scelta Civica prendendosi il ministro Giannini, altri sottosegretari, eccetera, eccetera, facendoli diventare di fatto democratici del PD, ora si è preso già di forza, si è preso il ministero che apparteneva a Lupi. E ora questa frizione all'interno del PD, tra PD e NCD, c'è ed è una frizione molto molto consistente. E ora, dove sta giocando Matteo Renzi? Un ministero deve darlo all'NCD, non può non darglielo, significherebbe una dichiarazione di guerra, significherebbe dire ad Alfano, beh, insomma, arrivederci, grazie, ti prendo a calci nel sedere, ma no, sarebbe una provocazione troppo forte. Deve dargli un ministero, e c'è questo ministero degli affari regionali che è rimasto scoperto ancora, no? Dove c'era la Mogherini, è rimasto ancora scoperto. Questo ministero degli affari regionali in sé per sé sarebbe un ministericchio. Ma se a questo ministero si aggiunge la delega per i fondi europei, che sono destinati quasi totalmente al Mezzogiorno d'Italia, di fatto il Ministero degli Affari Regionali diventerebbe soprattutto questo nuovo ministero per il Mezzogiorno, e cioè una fonte di potere enorme. Ecco, Matteo Renzi ha fatto ventilare questa ipotesi, no? Ha fatto capire ad Angelino Alfano, c'è la possibilità che tu NCD abbia questo ministero molto molto rafforzato. Attenzione signori, ci sono
migliaia di miliardi di euro da spendere fino al 2020 e sono tutti soldi destinati al Mezzogiorno d'Italia, quindi figuratevi quale centro di potere potrebbe avere questo ministero che attualmente, questa delega fondi europei, attenzione, che attualmente è rimasta nelle mani di Del Rio, ce l'aveva come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, quella delega è rimasta nelle sue mani ora che è stato nominato alle infrastrutture. E Renzi sta giocando su questa cosa, ma a che prezzo? Cerchiamo di guardare le cose un po' così, no, con un po' di freddezza. A quale prezzo Matteo Renzi sarebbe disposto a cedere una quota di potere così forte all'NCD? Soltanto al prezzo che l'NCD, Area Popolare, ma NCD in modo specifico, ecco, cali le brache e dica Alfano, dica a Caldoro, caro Caldoro, purtroppo l'alleanza non possiamo farla. E quindi avere Renzi, l'NCD in Campania dalla sua parte. Che cosa implicherebbe una situazione del genere? Ecco perché passiamo a De Luca e in forse anche De Luca ancora. Non tanto per la legge Severino, ma per tutto quello che è collegato alla legge Severino. Attualmente l'ex sindaco di Salerno è ineleggibile per la legge Severino. Ma potrebbe, ed è questo il lavoro che a mio modesto avviso sta facendo Renzi, la sua condizione di ineleggibilità sul piano della legge, la legge Severino, Matteo Renzi sta cercando di trasformarla in ineleggibilità politica. In che senso? Nel senso che cambia il quadro politico in Campania, cioè NCD, Area Popolare, si dichiarano disponibili ad allearsi con il PD, quindi cambia il quadro politico, e giacché Vincenzo De Luca è stato, sì, eletto alle primarie, ma con un quadro di riferimento di centrosinistra completamente variato a questo punto, se Renzi realizza il suo progetto con Angelino Alfano, con l'NCD, a quel punto Renzi avrà le mani libere per dire a De Luca, caro De Luca, sono molto molto dispiaciuto, ma noi abbiamo un nuovo alleato, Area Popolare, UDC, NCD, abbiamo questo nuovo alleato che peraltro faceva parte della maggioranza di Caldoro, noi dobbiamo necessariamente cambiare cavallo. Ecco, la ineleggibilità politica in questo senso. Sarà così, non sarà così? Io non lo so, sono ipotesi, ma sono ipotesi che rispondono ad una logica e in questa logica c'è anche il silenzio di Renzi, il silenzio assordante di Renzi sulla Campania e su De Luca. Trovatemi soltanto un rigo in cui Renzi ha detto va benissimo De Luca, oltre a quel tweet in cui diceva, se ricordo bene, ha vinto le primarie, o meglio in un'intervista a Repubblica, ha vinto le primarie, però subito aggiungendo, riferendosi a Lupi, Lupi ha fatto una scelta diversa. Cioè Renzi applaudiva la scelta di Lupi per essersi dimesso pur non essendo indagato e invece, ecco, diretto a Vincenzo De Luca, Lupi ha fatto una scelta diversa, cioè alta e nobile nella interpretazione che noi diamo a quella espressione di Renzi, invece De Luca, per quanto condannato, continua ad insistere. Però attenzione, il ragionamento fila a perfezione, ma il PD vincerebbe in queste condizioni? Attenzione, certo il PD potrebbe vincere in queste condizioni se avesse come alleati da una parte SEL, da un'altra parte addirittura l'NCD, Area Popolare, eccetera, eccetera, potrebbe vincere se Vincenzo De Luca, una volta giubilato, insomma, se ne stesse per fatti suoi, ma c'è qualcuno disposto a pensare soltanto che Vincenzo De Luca se ne starà al posto suo se ad un mese e mezzo dalle elezioni, a 15 giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste, a Enzo De Luca venisse detto torna a casa? No, la mia convinzione, anche per il tipo di campagna elettorale che De Luca sta facendo, la mia
personalissima, ma fondatissima, credo, convinzione, è che Vincenzo De Luca andrà comunque alle regionali con una propria lista, con un proprio schieramento, il che significa togliere al PD quel tanto che serve per far vincere Caldoro. E poi invece c'è un'altra possibilità, e cioè che Renzi, nella sua grande capacità strategica, no? Il turbone, intelligente innanzitutto e anche furbo di Firenze, potrebbe invece in ultima analisi offrire a Vincenzo De Luca un bel posto al sole. E uno dei tanti posti al sole che sono attualmente disponibili è ad esempio la gestione, la presidenza, come si chiama, il CDA del porto di Salerno, che è una cosa estremamente importante. Si potrebbe fare tutto e a quel punto lì Renzi avrebbe cambiato la maggioranza in Regione Campania, si sarebbe garantito, credo a quel punto, la vittoria con un De Luca non più ipoteticamente candidato, ma per fatti suoi comodamente tranquillo a casa senza dar fastidio, se non addirittura a sostegno del PD, ed avrebbe realizzato anche un'altra cosa, cioè si sarebbe tolto dalla testa, dal cuore, dal cervello il peso di un candidato condannato, perché badate bene, il peso politico è enorme. Non sarà semplice per il PD e per Renzi in modo particolare, se De Luca dovesse restare il candidato, non sarà semplice spiegare a tanti e tantissimi elettori del PD, cioè alla base PD, una base molto, molto larga, almeno di simpatizzanti, di elettori, per quello che abbiamo visto alle europee, sarà facile dire condanniamo un condannato, cioè candidiamo un condannato e nel frattempo teniamo in piedi la questione morale. Insomma, sarà un disastro, sarebbe un disastro politico per Renzi. Così stanno le cose e non ci resta che attendere, e credo che l'attesa non sarà lunga, perché la prossima settimana dopo Pasqua comunque bisognerà mettere mano alla nomina dell'altro ministro, del ministro che manca, quello degli affari regionali, con probabile delega ai fondi strutturali, quindi questo ministero tutto sommato del Mezzogiorno. Da una parte la prossima settimana si dovrebbe fare, a meno che la politica non si prenda sempre i suoi tempi molto molto strani, e sempre la prossima settimana, l'11 di aprile se ricordo bene, c'è questa manifestazione politica a Napoli alla quale partecipano Angelino Alfano, NCD, Lorenzo Cesa, UDC e Caldoro. Ecco, in quella sede sapremo se la politica delle alleanze continua a balbettare un nuovo episodio di rinvio, oppure se verrà fuori che l'alleanza è bella e fatta tra NCD, UDC e Caldoro, e quindi la partita delle regionali comincerà a diventare una partita vera, non finta, come quella alla quale abbiamo assistito, ripeto, fino ad oggi. Le tangenti. L'argomento va affrontato certamente con le pinze, perché, vero sì, è stato arrestato il sindaco di Ischia, ma siamo ancora, come si dice, no, ai preliminari. Ed è stato arrestato con l'accusa tremenda, infamante, di corruzione per i soldi che avrebbe preso dalla cooperativa Produzione e Lavoro, dalla cooperativa Rossa di Modena, storia nella quale è finito anche, come avete letto, saputo, non perché sia indagato, non è indagato, lo sottolineiamo mille volte, anche un personaggio, una personalità politica molto molto importante, che è Massimo D'Alema. Ma non è di Massimo D'Alema che vogliamo parlare qui. Qui ci interessa un'altra cosa, o meglio due cose. Una che riguarda anche l'Irpinia, perché dall'inchiesta, per ora sappiamo, abbiamo una sola certezza, quella che ha fornito la DDA, perdonate la mia faringite, e la certezza è che anche in Irpinia, per quanto se ne sa,
non sappiamo a chi, come, in quale circostanza, tutto questo ancora non si sa. Anche Nippine è stata pagata una tangente nell'ambito di questa vicenda che ha portato all'arresto del sindaco di Ischia. Una tangente in Irpinia, pagata non si sa a chi e come, ripeto, per quale lavoro, ma una tangente da 25.000 euro. E questo è un fatto, cioè in questa inchiesta c'è anche l'Irpinia, anche se si tratta di 25.000 euro, signori, ma ricordiamoci che Chiesa, ecco quanto è scoppiato a Tangentopoli, e Chiesa aveva preso soltanto 6 milioni di lire. 6 milioni di lire, qua già siamo 25 a 50 milioni, cioè come inizio già siamo abbondantemente in regola, tra virgolette. Allora, questo è un elemento. L'altro elemento è ciò che ha detto, e che non bisogna sottovalutare, Luigi Di Maio, che pure un irpino è, anche se poi qua non è vissuto, non è cresciuto in Irpinia, se n'è andato in provincia di Napoli, Luigi Di Maio, che è la star un po', no? Emergente, intanto è vicepresidente della Camera dei Deputati, il deputato Luigi Di Maio, il deputato cittadino del Movimento 5 Stelle, giovanissimo, quindi vicepresidente della Camera, Movimento 5 Stelle che ha una sua suggestione già così, no? Irpino, e ci fa piacere che sia Irpino, il quale ha detto una cosa, signori, che deve far riflettere, perché vedete, io immagino che quando una persona del livello istituzionale di Luigi Di Maio, perché fino a quando lo dice Beppe Grillo uno può dire vabbè, insomma, lui sta fuori dal Parlamento, non ha nessuna responsabilità istituzionale, spesso e volentieri fa anche il buffone, per cui vabbè, l'ha detto Beppe Grillo, prendiamolo col beneficio dell'inventario. Ma quando una cosa di quella che ha detto, e che vi riferisco tra un attimo, la dice Luigi Di Maio, cioè il vicepresidente della Camera dei Deputati, oltre che rappresentante di primissimo piano del Movimento 5 Stelle, signori, quantomeno una riflessione bisogna farcela. Che cosa ha detto Luigi Di Maio? Luigi Di Maio ha detto che questa storia di Ischia è soltanto la punta dell'iceberg della corruzione in Campania. Lui ha detto Ischia è la punta dell'iceberg di una nuova grande Tangentopoli. Io non so, ripeto, se Luigi Di Maio abbia in mano un qualche elemento concreto oppure se la sua sia stata una intuizione, no? È un po' come dire, ricordate quel proverbio cinese, quando tua moglie torna a casa, dalle uno schiaffo, tu non sai perché gliel'hai dato, ma lei certamente lo sa e magari sa pure che se lo meritava. Ora, riflettiamo su questa storia. E una riflessione l'ho fatta, ma in questi termini. Se è vero, ed è vero per i numeri che ci hanno presentato, se è vero che l'Italia è il paese più corrotto in Europa, cioè l'Italia è il paese dove c'è la maggiore corruzione nella pubblica amministrazione in Europa, e insomma poi la materia, il frutto, cioè i soldini, no, di questa corruzione, da qualche parte devono esserci. E nessuno può immaginare, a meno che non vogliamo fare i finti fessi, che la corruzione ci sia a Roma con Mafia Capitale, che la corruzione ci sia nelle regioni del nord con tutto quel popò che i signori anche della Lega hanno dimostrato di saper fare. No, no. Io immagino, e penso di immaginare una cosa vera e seria, che la corruzione sia molto equamente distribuita su tutto il territorio nazionale, quindi Campania, dove non mi pare che abbiamo fatto un corso per angeli custodi, no? A giudicare anche delle tante cosine accadute nella storia degli ultimi 50 anni, beh, insomma, probabilmente Di Maio dice, intuendolo, anche se non è in possesso di cose reali, ma probabilmente dice una cosa vera. E cioè che Ischia è
la punta dell'iceberg di questa tangentopoli campana che c'è ma che non si riesce ancora a far esplodere. E se Ischia è questo in Campania, io mi chiedo, è una riflessione, quella tangente da 25.000 euro appurata per caso soltanto nell'ambito di questa inchiesta in Irpinia non sarà la punta di un iceberg, ma può essere la punta di qualche cosa certamente che non equivale a 25.000 euro. Insomma, è probabile che ci sia un bel po' di marcio sotto. Anzi, signori, io sono convintissimo che qui il marcio c'è. Io sono convintissimo che qui il marcio c'è. E devo ripetere sensazione, già l'ho detto altre volte nel TG e anche in qualche venerdì, una sensazione che tengo, e che è questa, anche un piccolo ragionamento, ma davvero semplice, no? Se noi sappiamo, ecco, che in una famiglia ci sono due stipendi, ecco, lavorano marito e moglie, e sappiamo il mestiere che fa il marito e sappiamo il mestiere ufficiale che fa la moglie, a meno che la moglie non si arrangi un po', no? Non abbia anche, oltre al tempo pieno, lavoro ufficiale, anche un poco di part-time di diverso tipo. Io abbiate pazienza. Ma se noi calcoliamo che in una famiglia entrano 4.000 euro al mese, ma parliamo già, insomma, di stipendi consistenti per quello che paga la pubblica amministrazione dalle nostre parti, capo ufficio tecnico quanto guadagna? Guadagnerà 1.800-2.000 euro al mese, credo, no? Poi magari ci sarà qualche premio, 2.300 euro al mese, 2.500 euro al mese. La moglie fa compagnia, dico un capo ufficio tecnico ipotetico, una moglie ipotetica, che ci mette anche del suo, si arriva a 4.000-4.500 euro al mese. Signori, ma se in una famiglia entrano 4.500 euro al mese, ma sto parlando di somme già elevate, e quella famiglia dimostra nei fatti, perché si vede dal tipo di auto, dal tipo di vacanza, perché poi i nostri paesi sono tutti quanti piccolini, quindi sappiamo purtroppo, no, non c'è bisogno del grande fratello, anche a non voler vedere, vediamo. È una vacanza molto importante, l'abbigliamento molto importante, i figli in università importanti che si pagano. Cioè, se in una famiglia dove entrano 4.000-4.500 euro al mese si conduce un tenore di vita da 15-20.000 euro al mese, perché di questo parliamo, abbiate pazienza. Dobbiamo credere sempre alla favoletta della moglie ereditiera oppure del marito ricchissimo perché il genitore... No, una volta che abbiamo appurato anche che la moglie era di famiglia umilissima e che il papà di lui, del marito, a stento vive di una pensione sociale. Ma tu dico, ce lo vogliamo chiedere questi soldi da dove arrivano? Sì o no? Specialmente se chi è impiegato nella pubblica amministrazione. Ho fatto l'esempio degli uffici tecnici perché è lì che avvengono, generalmente lì che vengono pagate le tangenti. No? È lì che c'è più possibilità, di farsi corrompere, perché c'è materia di corruzione. Ma dico, ce lo vogliamo chiedere o non ce lo vogliamo chiedere? Da dove arrivano questi soldi? Da qualche parte devono arrivare. È probabile, io non dico che è certo. Può anche darsi che il miracolo dei pani e dei pesci soltanto in alcune famiglie si sia trasformato nel miracolo degli euro. Però può capitare una volta, ma diffusamente, e in questa provincia c'è una diffusissima realtà di questo tipo. Signori, da dove arrivano questi soldi? Da dove arrivano questi soldi? Punto interrogativo. Ma detto questo, dobbiamo aggiungere, e dobbiamo anche avviarci a chiudere, dobbiamo aggiungere chi fa le indagini per una roba del genere. Chi fa delle indagini per andare a verificare se il tenore di vita condotto da una famiglia, e spesso viene anche ostentato, attenzione,
e neanche ostenta, cioè c'è anche la faccia tosta di ostentare la ricchezza, chi va a vedere se quel tenore di vita corrisponde o meno ai soldi che lecitamente sappiamo, perché stiamo parlando manco di liberi professionisti che dichiarano poco comunque, no? No, stiamo parlando di persone che hanno uno stipendio dalla pubblica amministrazione, quindi non ci possiamo sbagliare. Chi fa queste verifiche? A chi dovrebbe venire l'idea, la curiosità? Io dico il sacrosanto dovere di fare quelle verifiche. Non se la prendono a male i carabinieri. Io ho una venerazione per l'arma dei carabinieri. Ho una venerazione antica e convinta. Però siamo umani. E quindi può capitare da umani di socializzare quando restiamo in una comunità per tanti anni e socializzando può capitare, io non dico che è così, ma può capitare che il senso del dovere possa appannarsi. Ci sono in alcuni comuni delle situazioni che oggettivamente meriterebbero, per usare un verbo che usano le forze dell'ordine, situazioni che andrebbero attenzionate e verso le quali invece c'è una disattenzione decisamente sgradevole. Allora, vogliamo veramente combattere il fenomeno della corruzione che c'è, perché una certezza noi ce l'abbiamo, perché ce lo dice l'Europa, ce lo dicono i numeri che l'Europa ha dato su base scientifica, attenzione, non è che se lo sono inventati di notte, e ce lo dice anche quella verifica, ecco così, quella realtà che noi osserviamo quotidianamente, la realtà di cui vi parlavo prima, cioè il tenore di vita che viene condotto, è molto più importante addirittura dei numeri statistici che ci forniscono centri studi che si occupano di queste cose. La realtà che noi osserviamo, quella del tenore di vita, è una prova molto più lampante dei numeri della corruzione. Allora, se noi vogliamo davvero combatterlo questo fenomeno, perché poi la corruzione, attenzione, non è soltanto un fatto che attiene alla moralità, all'etica, no, la corruzione è un fatto di natura anche squisitamente economica, cioè corrompere non è che si corrompe e ne ha un beneficio chi viene corrotto, cioè chi lavora nella pubblica amministrazione e i soldi li caccia l'imprenditore. No, attenzione, perché abbiamo per certo, l'imprenditore che corrompe nella pubblica amministrazione, quei soldi li frega comunque allo Stato, cioè quei soldi li frega a noi. Li frega come? Li frega in termini di opere pubbliche che vengono maggiorate nei costi, un'opera pubblica che deve costare X, c'è il moltiplicatore della corruzione, abbiatene certo. E chi consente certe cose? Lo consente magari l'ufficio tecnico, eccetera, eccetera, cioè chi ha preso la mazzetta, non soltanto per fare aggiudicare un appalto, ma anche per poi far procedere i lavori in un certo modo, no? Le varianti in corso d'opera, eccetera, eccetera, tutta roba che conosciamo. Cioè, la corruzione è un danno, sono soldi sottratti alle nostre tasche. E questo è il punto. Se era soltanto un problema che atteneva alla sfera morale, vabbè, insomma, ce ne potevamo anche in qualche modo fregare, no? Se, proprio ad essere cinici, ad essere egoi, ma chi se ne frega, è un immorale, vabbè, sono fatti suoi. No. Quella è una immoralità che si riversa con effetti devastanti sulla vita nostra, sulla vita delle comunità, sulla capacità dello Stato di impiegare le risorse per cose utili e per il bene collettivo.
E allora diamoci da fare, diamoci da fare. Io non mi stancherò mai di citare un caso che riguarda la mia Mirabella. Ne è pieno il paese per le case popolari, no? Per le case popolari. Sono stati fatti due bonifici per la stessa fattura e i numeri che sono stati stravolti, eccetera, eccetera. Parliamo di cifre non proprio irrisorie, parliamo di cifre che intorno ai 500.000 euro. Io di questa storia se n'è parlato in paese, ma perfino qualcuno l'ha accennato in consiglio comunale. Bene, insomma, io non credo che non ci siano le persone che per mestiere dovrebbero ascoltare e procedere. Allora la domanda è semplice, ma giusto per fare un esempio, così non ho perché ce l'abbia con me, beh, assolutamente, il mio paese, sono tutti quanti onestissimi, ci mancherebbe altro. Ecco, ma una domanda piccola, ma su questa storia, un caso buttato lì per caso, c'è stata da parte di qualcuno l'apertura di un fascicolo? E se c'è stato, potremmo esserne dotti? Io vi lascio con la siringa molto gustosa di questo venerdì. Buonasera. Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Sdegedè, sdegedè, il titolo della siringa di oggi è Lucio Fierro Siffredi. Altro che stracci, nel PD irpino volano pesci ben mirati all'obiettivo. Avete capito bene, nel PD si stanno letteralmente prendendo a pesci in faccia. Sentito cosa ha detto l'inossidabile Lucio Fierro? In un'intervista ad Orticalab ha detto che per le candidature alle regionali il renziano della prima ora, Luigi Famiglietti, sta giocando a chi fa la pipì più lontano, ma sotto il vestito, cioè nelle mutande, non ha niente. Dai Lucio, tiralo fuori, sorprendici, dimostra a Famiglietti che sei il gemello segreto di Rocco Siffredi. Perché ha un culo da schianto! Ci sei voluto entrare? E ora ci sei rimasto! Oh, Gesù, sono cattivo, Quando mi succede di pensare al culo di una donna, non rispondo più di me.